Partita sospesa qui al San Francesco tra Nocerino e Prato, l'arbitro è entrato una sola volta, però l'acqua aumenta ancora. Bruno, una tegola sulla Nocerina perché poi non ci sarai contro la partita proprio importante contro il Latina. Sì, è una brutta tegola, però sicuramente in organico abbiamo giocatori che comunque importanti, che comunque sono forti e sapranno dare il massimo in quella partita che sarà fondamentale per noi. Si parlava di un 2013 all'insegna della vittoria con l'Andria, modificato il range dei punti nella Nocerina, poi arriva questa disgrazia tra virgolette, sembra un campionato a favore di altre squadre, anche il destino sembra portare questo Latina, che ha avuto la partita vinta contro la Paganese, verso la Serie B e la testa della classifica, un po' strano. Sì, un po' strano perché eravamo partiti bene con questa vittoria ad Andria, volevamo continuare su questa scia di risultati perché comunque abbiamo anche acquistato una ottimale condizione fisica. Adesso ci siamo costretti di nuovo a fermarci, però è il caso, ma noi dobbiamo dare sempre tutto, dobbiamo dare sempre il 110% per cercare di recuperare questo gap che abbiamo in classifica. Dalla tribuna stampa Guerino Buglione, qui con Fulvio Nemico, partita sospesa tra Nocerino e Prato, l'arbitro è arrivato a fare un solo sopralluogo, non è nemmeno iniziata la gara, e a vedere adesso lo stadio c'è tanta acqua. E adesso si complica la situazione anche per la Nocerina in virtù della gara contro il Latina. E questo stavamo dicendo con gli altri colleghi, noi domenica andiamo a Latina e sicuramente giocheremo senza il nostro capitano Bruno e senza una punta di diamante come Michael Negro. Sicuramente un campionato, possiamo dire, alquanto difficile per la Nocerina, perché erano delle partite che sicuramente la Nocerina avrebbe dovuto cercare di vincere per cercare di raggiungere, per annullare questo gap che ha con Latina e con l'Avellino. A proposito, l'Avellino, ci siamo collegati col Partenio, già l'Avellino sta vincendo 2-1 contro la sua antagonista. È stato un peccato, però se noi guardiamo dall'alto lo stadio di San Francesco, veramente è una risaia. E sicuramente l'arbitro, secondo il mio modesto parere, ha visto giusto nel posticipare la partita. Sembra questo l'anno del Latina, dell'Avellino, tutte cose che vanno a favore di queste due squadre. Sicuramente, come dire, chi insegue ha tante difficoltà, mentre chi è la lepre può pure permettersi di sbagliare. Chiaramente la Nocerina non può sbagliare se ambisce o a fare i playoff o ad arrivare prima nel campionato. Sicuramente è l'anno dell'Avellino, tanti rigori a suo favore, a volte che sono stati dati con nonchalance, altre volte che meritava l'Avellino, e dall'altra parte c'è stata la fortuna da parte del Latino, che in due giorni ha fatto quasi 6 punti, riuscendo ad avere in campo la partita vinta con la Paganese per quel problema del campo di Pagani.